Domenica 25 settembre, dalle 7 alle 23, si vota per il rinnovo del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati. Saranno eletti complessivamente 600 parlamentari, di cui 200 senatori e 400 deputati. L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. L'elettore, inoltre, all'interno del seggio, dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. L'elettore avrà due schede, una per la Camera e una per il Senato. Per la prima volta per l'elezione del Senato sono ammessi a votare coloro che hanno compiuto 18 anni. La legge elettorale prevede un sistema misto proporzionale e maggioritario, con un terzo di deputati e senatori eletti in collegi uninominali, viene eletto il candidato più votato, e i restanti due terzi con un sistema proporzionale. L'elettore può votare una lista, e il voto si estende anche al candidato uninominale collegato. Votare un candidato uninominale, e il voto si estende alla lista o alle liste collegate in misura proporzionale ai voti ottenuti nel collegio da ogni singola lista. Votare sia un candidato uninominale che una lista collegata. Non è previsto il voto disgiunto. Solo in Valle d'Aosta, sia per la Camera che per il Senato, e in Trentino Alto Adige per il Senato, l'elezione avviene esclusivamente con metodo maggioritario in collegi uninominali. Maggiori informazioni sulle elezioni politiche sono disponibili sui siti interno.gov.it, rai.it e sulle pagine di Televideo.